Sono Frank, detto il gatto, il terrore dei banditi. Nick Carter, Pedro Seno, me li infilo nel taschino. Col mio fiuto ultra fino e lo scatto da felino. Non do tregua ai miei nemici di potersi organizzar. Piombo sempre all'improvviso ed il ladro è preso già. Come il gatto fa col topo, una zampata e un boccone ne fa. Ogni notte sopra i tetti mi confondo con i gatti per sventare tutti i piani che preparano i banditi. Zitto zitto sto in agguato senza far nessun rumore, in attesa ore ed ore senza neanche respirar. Poi di colpo sparo un colpo ed il colpo al segno va, e gridando ferma notte, questa volta in galera si va. L'altro giorno in una banca era in corso una rapina, quattro tizi mascherati prelevavano il bottino. Silenzioso come un gatto alle spalle gli arrivai, e colpendo a destra e a manca fuori banca li feci volar. Li legai tutti quanti come tanti salamini, poi li chiusi dentro un sacco e per posta li feci partir. Buon viaggio! All right. Fondazione Vincenzo Paternò. Beautiful picture. Sono passate 30 anni. Erano tutte bravo guaglione. Picciotte fedele. Li avevo cresciuti come se fossero state tutte figlie mie. Adesso che facciamo, consigliore? Le abbiamo provate tutte, padrino. Vecchia Smedia è finito in manicomio. Santo, Tori e Rosario Valenza si sono addirittura costituite per sfuggirgli. Ahia. Altri 5 sono scomparsi senza lasciare tracce, appena ci avete fatto sapere chi volevate affidargli. E per ultimo, Tori Avena si è suicidato. Forse rimane un'unica soluzione. Si potrebbe... Never, I don't want to that. Mai eliminarlo, mai. Ha gravi difetti. Rompe scatole, idiota e persino onesto. Ma sempre rispettoso fu. E sempre figlioccia mia. Ma non esiste più idolo americano che voglia prendersi cura di lui. E non solo a New York, a Chicago, a Las Vegas. La voce fine in Sicilia arrivò. Ecco. Anche l'ultima speranza svanì. Fatemeli controllare, sono tutti spuntati. Un momento, ma qui ce n'è un altro. Non ha la croce. Avete ragione, padrino. Ce n'è ancora uno che non è stato spuntato. Ma perché è rimasto in Italia? Chiama i nostri amici siciliani, che scoprono chi è, dove si trova, e poi fammici parlare. All right. Yes, I want to talk with him.
E dove vai? Eh? Bene, sì, lo so. Devo pagare l'affitto, ma non è che stavo scappando. E poi Tony Mangialafoglia, famoso detective, prima di essere un inquilino è un gentiluomo, e lei sa che un gentiluomo è un gentiluomo. Sei tu questo? Good. Vieni, c'è una telefonata importante per te. Michael, io vorrei sapere se... Senza discutere. Sì, sì, è come fossi a comanda, sì. Beh, ma quando arriverà? Ah, senz'altro, osegui, Don Vincenzo, osegui. Ma con questo traffico sa non si cammina più. Permette, Frank. E Franco per gli amici, sono qui per servirla. Mangialafoglia. Beh, veramente non mi piace. Mangialafoglia. Beh, se proprio insiste mangerò delle bacche, delle more. Mangialafoglia è il mio nome. Ah, lo nego. Come si permette, sono un uomo d'onore. Lo nego. Ripetilo se sei capace. Frank, lo nego. Franky, lo nego, sono io, per servirla. Franky, lo nego è il tuo nome. Sì. Beh, vogliamo andare? Sì, vogliamo andare in macchina. Quella? È la mia. Prego, dopo di lei. Prego. Che c'è? È successo qualcosa? Oh, ho dimenticato di appiccicare il cerotto. Prego. Attenda. Sì, adagio. Sicchini. Ecco. Attento alle manine. Mettala sicura. Faccio in un baleno. Si parte. Scusa un momento. Succede sempre, sa. Già. Quando le macchine sono nuove. Oh, il cofano ha fame. Anche dietro. Ecco così. È il rodaggio. Adesso si parte come un razzo! Lo spero. 5, 4, 3, 2, me. Siamo entrati in Valpadana! Pulisca i terzi cristalli!
Calamity wine as pure the wine lies sky. I fly the wine. Vuole guidare un po' lei? No, grazie. Prego. I'm alive is look at you. Oh, you. Eccomi. Venga, le do una mano. Questo ce lo portiamo dietro. Eh sì, questo è l'antifurto. Così non possono rubare la macchina. Lo metto qui. Chiudo e leggo. La macchina la lascia aperta. Ah già. Sa, a volte lo faccio per far cambiare l'aria. Si sente sempre il puzzo della benzina. Ecco. Sì. Vedrai che ufficio è. Che c'è? Mi è venuta un'idea. Dove? Dove è venuta? Qui. Buongiorno padre. Figliuolo. Padre, aspetti un po' un momento. Senta un po'. Dimmi figliuolo. Mi scusi padre, di preti non visti, ma con quattro zampe mai. Quattro piedi? Ma io ne ho solamente due. Destro, sinistro, destro, sinistro, vedi? Figliuolo, qui si bevazza un po' troppo e tu ben sai che chi beve in abbondanza gli dice che vede il prete doppio. E questo è naturale, pace bene comunque. E ora vuoi arrivare? Buongiorno. Ah, e con questo? Credevate di prendermi in giro, eh? Ma che in giro? Il mio amico qui mi ha chiesto un passaggio e io gliel'ho dato. Eh sì, è vero. Io sono uno che viaggia molto. In treno, sulla nave, sull'aereo. Però preferisco viaggiare in prete, anche perché è più economico. Con due uova fa 10 chilometri all'ora. E allora, sì? Dica al suo amico, sì? Che se entro un'ora non mi paga l'affitto, il viaggio glielo faccio fare io, con un diretto. Dica al signore, per favore, che queste sono miserie quotidiane, che anche i grandi uomini della storia hanno dovuto, come me, pagare l'affitto. Miserie. Sì, i grandi uomini della storia hanno sempre sofferto, anche l'Aretino. L'Aretino non pagava l'affitto perché il suo portiere era un cretino. Il certo. Portiere dell'Aretino. Ah, per caso 10 lire per... Sì. Puro le 10 lire, come l'ho detto, non la facciamo a piedi, piano, ma ce la faremo. Quante gradine ci sono? Siamo arrivati. Attento alla biancheria di quella strega. Quale strega? La moglie del portiere. Come puzzano queste calzine. Ma, guarda, devo dire che come inizio della nostra collaborazione, sì? Andiamo proprio male. Perché andiamo male? Ah, io ci metto pochissimo, ti licenzio immediatamente. Già, comunque, sarà un'altra volta. Non le darò più dispiaceri, capo. Bravo, bravo. Siamo arrivati. Piede. Cerniera. Sì. Chiave. Ecco. Ah, questo è il mio piccolo regno. Chiudi la porta. Bello, veramente bello. Seguimi, vieni. Ecco. Qui abbiamo il reparto bagno. Il bagno. Comodissimo. Sempre alle mie spalle, però da questa parte abbiamo il reparto letto. Posso? Vuoi? Stile Luigi Dondolo. Bello. Lì abbiamo la sala pranzo. Ti piace? Spaziosa. Lo studio. Quel signore chi è? Papà. Papà. Precisi. Due gocce d'acqua. Permette?
Lo zio. Il babbo. Il babbo. Ma è un'altra persona. Di mamma ce n'è una sola, ma di papà. Quello sono io in atteggiamento disinvolto. Sì. Questo è il reparto soggiorno. Relax, televisione. Attaccapanni. Ah, è quello l'attaccapanni. Ecco. Cappello. Capo, posso? Vuoi. Dunque, ed ora al lavoro. Aiutami a togliere la giacca. Subito. Voilà. Ecco. Prendi posto. Sì. Là. Che bella scacchiera. Volevo dire giacca. Io, caro ragazzo, si tratterà di risolvere il primo caso. Quello, cioè, del mungitore solitario. E chi è il mungitore solitario? Il mungitore solitario è un tale che di notte penetra nelle stalle, munge le vacche, si impossessa del latte e poi ci fa la ricotta. Ah. Tutto da solo. Sei armato? Ah, io sì, certo. Bene, ecco, fa vedere. Ecco la mia arma personale. E l'ammazza tutto, dalla cimice all'elefante. Zac, 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 zac. È un po' deficiente. Perché? Tieni. Sarà bene che tu ti munisca di un'altra arma. Tieni, questo è un revolver formidabile. Ogni colpo un morto. Ah, che bello. Capo, non ci crederà, ma mi sono cagato addosso. Ci credo. Ci credo. Imbecille, hai sradicato un albero. Veramente? Un panzer mi sento. Non scovonarti, cretino. Perché? Piuttosto seguimi, che ho studiato perfettamente il percorso. Regola prima lavorare in silenzio. Nessuno deve accorgersi di noi. Nel rempaglio. Questo, capo! 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 Cosa è successo? Chi è caduto? Sta zitto. Dammi la mano. Ecco la mano. Ecco. Tira con tutte le tue forze. Tira. Capo! Sì? Mi scappa! Per tentare non lasciartela scappare, stringi i denti! Sì! Stringi i denti! Stringo i denti, ma mi scappa lo stesso! Stringi i denti! Capo, che c'ha? Il mio femore! Suo fratello! Ma te, ci sei venuto? Mi ci hanno mandato! Ecco, lo sapevo! Ma la colpa è che soffro di emorragie del fieno! Allergia, cretino! Si dice allergia! Comunque, senti, tu va, indaga, scruta! E ritorna, io l'aspetto qui. Capo, io vado, scruto, deduco e torno. Vado. Arrivederci. Sì! Salute! Grazie.
E mo che mi venite a raccontare, eh? Ma che razza di investigatore siete? Ma come? Io vi pago per farvi scoprire lo ladro e che mi ritrovo? Con uno che resta in una buca che mi sono scavata apposta per acchiappare lo ladro e con quell'altro rimbambito che mi dorme come un gnocco dentro la stalla. Ne avevo sonno. Così lo mungitore solitario ha colpito ancora. A chi lo dice? A voi, a voi, a voi. A me, vuole dire. E intanto quello munge le vacche e sta fotto lo latte. È mio! No! Oh! Fermo, fermo! Il vetro gli fa male! Vorrei dire una cosa, ecco. Sì. Spettabile, vi dico, noi siamo delle vittime del dovere ed impossibilitati nel proseguire le indagini. Capisco. Rammaricati dal dover declinare la sua offerta, cioè l'incarico, chiediamo nel contempo la liquidazione della nostra spettanza e ringraziandola anticipatamente, ben distintamente, la salutiamo. Ma come no? Non so se ha capito quello che ha detto il capo, vero? Noi siamo qui per la quale, sì. Siamo vittime naufraghi dell'onda del dovere. Siamo stati sommersi sulle indagini rammendate della pattuglia decimata che ci aspetta. E qui quindi, se lei gentilmente ci dà i soldini, noi la salutiamo. Ah, senti, senti, allora secondo voi io sarei in fessa. Non indaghiamo, ognuno conosce i fessi suoi. Siamo comprensivi, buon uomo. Sì. Mi sono permesso di preparare una piccola nota delle spese sostenute dalla nostra agenzia. Sì, ma purtroppo... La nota. Fai leggere. Lo scritto è quello nero. È la somma in fondo. Ecco, ecco. Sì. Legga. Legga. Deduca e paghi. Come no? Ci vieni da ridere? Si è divertito. E di grazia, come le volete le quattrini? In contanti? In contanti, sì. O diciamo arate? No, arate. Oppure a cambiale? Ah, ma quale cambiale? No, ti dite. Per carità, glielo ma direi. Come vuole, caro Villico, non so, in oro, argento, il dollaro no, perché è sceso. È salito. È sceso. È salito. So quello che dico, è sceso. Anch'io so quello che dico, è salito. È sceso. È salito. È salito. E ha preso il fucile. Ora scende. Sì, è sceso. Perché? Forse che lo piombo non vi piace? No. Ma come si permette? Lei, caro signore, non sa chi siamo noi. Glielo dica, capo. Glielo dica. Noi siamo i migliori detective sulla piazza. Il mio collaboratore, detto anche il gatto di Brooklyn. Miau! Ed io, detto anche la volpe delle metropoli. La volpe? Ho capito. E allora voi sareste lo gatto e la volpe. Sì. Torno a ripeterlo, modestamente sì. E così, secondo voi, io sarei lo Pinocchio. Beh... Lo sapete che vi dico? Se fra 2 minuti... Sì. Non siete spariti davanti all'occhio mio? Io lo gatto me lo mangio. No! E alla volpe gli sparo! No! Mio signor Villico! No. Si calmi! Io la denuncerò alla protezione degli animali, sa? Mamma mia, scappiamo, capo! Scappate! Permesso? Prego, nonna. Buongiorno. Dica. Il titolare, prego. Subito. Il titolare ha detto... Sì, certo, il titolare. Mi scuso un attimo. Prego. Tivoli. Pinozza. Tiberio. Titolare. Appunto, il titolare. Un attimo, prego. Capo? Dove l'ha messo il titolare? Retino! Sta fumando. Fuma sempre. Oh. Oh. Oh.
Mi scusi, no, signori, il titolare sono io. Prego, signori, sia come... Sta accomodare i signori, prego. 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 Vengano avanti. Ecco. Grazie. Seggano. Qui c'è la poltrona. No! 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 Io prego, aiutatelo. Mi dispiace. La sedia del 500. Sorreggiti. Ti prego, nonna, stai calma. Stai calma, cara, stai calma. È centenaria. Il 500. Ma che dici? È una sedia del 500, è vero, capo? Sì. Ma non dica sciocchezze. È una bella. Ti sei rotta, nonna? Ferme tutte, ferme tutte. Tolgo un po' di polvere. No, i microbi, no. Accomodati, nonna. Vieni, nonnina. Accomodati. Sì, diti. Adagio, fai accomodare anche la signora. Già, sì. Mi scusi, signora. Eccola, sì. Ma come? Stai comoda, nonna? Prego, s'accomodi. Accomodati. Dovete scusarlo. È nuovo. Sono nuovo. Allora, che cosa desiderate? Permettono? Io sono il conte Aldemiro Arcangelo Gabriele de Porcaris. Mia nonna, la contessa Adelaide Bacarozzo de Porcaris. Mia moglie, la contessa Gravidas in Porcaris. E mio cugino Adalberto Arcangelo Anna Maria Filippo de Porcaris. Che bella famiglia di Porcus. Prego, scusi. Non ci faccio caso, è nuovo. Sono nuovo. È nuovo, sì. E lo scopo della nostra visita è per invitarvi ad una collaborazione. Oh, grazie, ci invitano a colazione. Collaborazione. Ah, collaborazione. A chiarimento di un nostro interesse. Ah, a chiarimento di un vostro interesse. Molto bello, sì. Lei è molto fortunato, signore, perché lei si trova di fronte, come certamente avrà preso dalla stampa, a due famosissimi investigatori. Noi andiamo, studiamo, scopriamo. Lei, come certamente saprà... Beh, non mi risulta. Ah, non lo sa? Sì, sì, va bene. Non sì. Lo sa, eh? Lei si trova di fronte a un famosissimo investigatore, il superagente, detto la Volpe, e questo sarebbe il mio collaboratore. Il gatto di Brooklyn. Ma che cosa... Niente. Ah, già. Sono nuovo. Oh, mi consentono, scusate. Sì? L'affitto. Allo? New York? Ho detto l'affitto. Sì? Ah, per Tokyo. Che Tokyo? Honolulu. Honolulu? New York, ma va. Tokyo, Honolulu. Terno secco per tutte le ruote. Stavamo dicendo dunque, che noi siamo tutto orecchi. La contessa mia nonna ha deciso nel suo testamento di donare una delle sue proprietà, Villa Allegra, una villa magnifica, ad un orfanotrofio. Cosa che noi sconsigliamo nella maniera più assoluta. Infatti sappiamo che questa villa è popolata di fantasmi, di spettri e persino di vampiri. Nonnina, io spero che voi non crediate a simili sciocchezze. Io sì. Quindi, sì. Se voi siete d'accordo, abiterete per una settimana nella villa, dimostrandoci che tutte queste dicerie sono completamente infondate. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Peccato, perché io avevo pensato di lasciarvi un milione di anticipo, che poi al lavoro finito diventano quattro. Immagino che stiate riflettendo. Queste sono le istruzioni. Interpreto il vostro silenzio come un assenso. Bene, fra una settimana. Mi raccomando. Vieni, nonnina. Questa è la famosa Villa Allegra, monumento nazionale, costruita nel 1839 dall'architetto... De Profundis. Bene, indovinato. Come fai a saperlo? Beh, ci vuole tanto a capirlo. Suona? Sì. Ma che fai?
Suono. Il cordone, suono il cordone. Ah, il cordone. Cominciamo bene. Beh, non avere paura. Deve essere la buon'anima. Deli Mortazzi, Lazzaro è il mio nome. Benvenuti a Villa Allegra. Io sono... Il becchino. No, il custode. La macchina la potete lasciare lì e proseguire a piedi. Ci sono solo 4 passi da qui... All'eternità. No, alla villa. Chiedo scusa, ma io debbo ritornare. Nella tomba. No, nel mio alloggio. Vi auguro buona permanenza. Io direi di andare avanti, va a prendere i bagagli. Ma nonna, come hai potuto farmi questo dispetto? Scusa. Dispetto? Quale dispetto? Ma certo, nonna, io dovrei attendere adesso che questi signori indaghino e chissà quanti giorni ci metteranno. Io invece volevo iniziare i lavori di trasformazione della villa. Mi capisci, nonna? Nonna? Nonna! Quale villa? Ma Villa Allegra, per l'orfanotrofio. Ma quali orfani? I miei orfani, no? Non mi dirai, Gwendalina, che hai degli orfani? E di chi? Ma quelli che verranno alla mia scuola. Oh! Non sai che fra 2 mesi devo iniziare le lezioni? Ma non puoi, mia cara. Prima bisogna accertarsi se nella tua villa ci sono o non ci sono i fantasmi, Ma dai, quali fantasmi? Siamo nel 1972, nonna. È semplicemente ridicolo credere ancora a queste cose. Anzi, sai che ti dico? Che ci sarà un supplemento delle indagini. Sì. Perché io andrò alla villa e metterò in chiaro una volta per sempre la situazione. Tu mi permetti, vero nonna? Chi tace acconsente. Capo, ho una paura addosso. Ah? Questa villa non mi piace. Non devi temere nulla, siamo corazzati contro ogni forma di terrore. Mamma mia. Ok, una pigna, la pigna. C'è la pigna. La valigia. Ecco, la valigia, sì. Ecco. Cos'è? L'aglio. Capo, io sono prevenuto. Se arriva un vampiro, l'aglio gli rifilo. Se mi morde sul collo, una crociata gli ammollo. E se viene un fantasma? Lo curo nell'asma. E se viene un lupo? In faccia gli sputo! E come gli sputo? Così! Poi se viene... Eh già, verranno tutti qui, tanto ci sarà un congresso. Ah, già, è vero. Ah, i fantasmi! Ma che fantasmi, sono le mie mani! Ah, mi scusi, caro. Vabbè, va. Però questa villa non mi piace. Vabbè, tanto nessuno te la regala. Hanno chiuso il cancello. Fai piacere. Quali saranno le loro intenzioni? Boh. I fantasmi non esistono. Sicuro. Attento a non farti prendere dalla suggestione, che è la più pericolosa delle malattie. Ma il conte ha detto che i fantasmi esistono. I fantasmi non esistono. Signori, benvenuti a Villa Allegra. Vi stavo aspettando. Grazie. Sono Golem, il maggiordomo. Se i signori mi vogliono seguire... Vogliamo seguirlo? Seguiamolo. È così. Dove cavolo vai? La casa è di là, Ma io sono mancino. Ma che mancino è mancino? Capo, restituiamogli l'anticipo. A me quella faccia non mi piace. Ma quale anticipo? L'abbiamo già speso tutto, cretino. Attento a non farmi cadere. Mi tremano le gambe. Attento alle valigie. Quella faccia non mi ispira fiducia. Eufemia? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Ben alzato, signor Conte. Le faccio servire subito la colazione. No, niente colazione stamani, ho dormito malissimo. Ha dormito poco, vuole dire. È rientrato alle 4. Ma bene, ti sei messa anche a spiare adesso. Dov'è la nonna? È in salotto con sua cugina Gwendalina. Ah, la cara Gwendalina, come mai così presto? Ma non so. Ho sentito che voleva andare a Villa Allegra.
Parlavano di spettri. Ah, ancora con quella vecchia storia dei fantasmi? Ma chi ci crede più agli spettri? Preparami un caffè. Doppio. Bene, signor Conte. Seguitemi, vi faccio strada. Faccia, faccia, sì. Mamma mia! I pipistrelli! Ma che hai paura di quattro uccellini? Ma quali uccellini? I pipistrelli sono di casa qui. Capito, capo, tutti in famiglia. I pipistrelli lo spanto. Ho sentito un lamento, c'è qualcuno forse che soffre di insonnia? Ma quale lamento? È come se avessero ammazzato compare Turiggio. È lo spettro di Serba Carozzi, quinto conte de Porcaris, che si lamenta ogni notte nei sotterranei. Come sempre, puntuale a mezzanotte urla. Bravo, però puntuale a mezzanotte, bravo. Capo, dimmi. Questa non è una casa. Ah, no, okay. È una stazione dei fantasmi, io me ne vado. Ma dove vai? Stai me la spaglio, me la spaglio, me la spaglio, me la scusi. Me la scusi. In questa stagione ci sono molti arrivi, volevo dire, molti trapassi. In questa stagione dalle 6 alle 7 apparizioni notturne. Ah, mica, ma mica tanti però, eh. Niente, è una stagione magra, io me ne vado lo stesso. Poi dove vai? No, no, dove un appuntamento. Vai, me ne vado. Cammina avanti. Così non mi fai fare certe figure. Ma io non mica. Ma io non resisto. Smettila una buona volta. Lo vuoi capire sì o no che ci troviamo in un castello dell'epoca medievale? Almeno suppongo. Gentilizio! E ci stiamo comportando come cafoni. Chiedi subito scusa al signore del tuo comportamento. Muoviti, guarda. Devo chiedere scusa al mostro? Sì, chiedi scusa. Vado. Signor Golem. Che c'è? Mi scusi se mi sono comportato da bambino, ma io sono un pauroso. Sono nato con la paura e mi segue sempre. Chi? La paura. Non urlare, sono in contemplazione artistica. Miezzaga! Caga! 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 Cosa stai da urlare? Cosa urla? No, capo, c'è? Capo, la. Si è messo a giocare con le armi. No, io lo scusi, è affetto da infantilismo microcefalo, mentre invece lei con quella testa vera capisce. Non si gioca con le armi, chiaro? Ha detto che non si gioca con le armi. Capo, quello morde. No, non morde. Quello morde, non quello morde, capo, io me ne vado. No, morde. Ha abbaiato? Sì. Allora vuol dire che non morde. Come sarebbe a dire? Cane che abbaia non morde, no? Ah già, me ne ero dimenticato. Però per me è idrofolo, idrocolo, idrofobo, ma non è idrofobo. Ah, non è idrofobo. No. Io però dovrei andare a pagare una cambiale. Cammina, perché va avanti, la va avanti. La contessa madre benefica De Mortalis in Bacaroz, famosa allieva di Lucrezia Borgia, morta strozzata nel suo letto. La vera signora? Strozzata. La contessa canina degli attentati ste Baccaroz. Si dice che fosse una vampira morta scozzata anche lei. Ah, pure lei, bella famiglia. Maldicenze, no? E quello chi è? Ignoto. La contessa Testudo tagliatis in Baccaroz de Porcari schigliottinata. Dice mamma Rocca, si guarda e non si tocca. Andiamo! Proseguiamo! Sì, avanti, muoviti. Però che bella ragazza. Mi scusi, signor Golem, ma nessuno è mai morto di vecchiaia o di morte naturale? La morte violenta è sempre stata una tradizione nella famiglia Baccaroz. Signori, questa è l'armatura del conte Cangrande de Porcaris, capostipite della famiglia, famoso crociato. Crociato? Voi dormirete nella sua stanza, anzi, proprio nel suo letto. È un grande onore dormire nel letto del conte Cangrande. Andiamo! Andiamo? Capo? Sì? Capo, io ho l'impressione che questo signore lo conosco. Ma come lo conosci? È quello della lanciata. Quale lanciata? La lanciata che è arrivata giù. Ma come? Ancora, adesso ti faccio vedere che qui dentro non c'è niente. Sarei soddisfatta adesso. Adesso andiamo a dormire. Ma io l'ho visto, capo. Ma che hai visto? Andiamo! Sì. L'ha tirata, lo potrei giurare. Ma cosa vuoi giurare?
c'è? L'armatura è scostumata. Mi ha fatto una pernaccia. Dalla morte del conte Cangrande questa stanza non è stata mai aperta. È quindi un onore per voi dormire in questa camera. Non so se il conte sia contento che degli estranei penetrino nel luogo dove lui ha trascorso le sue ore più intime e felici. Per me è un sacrilegio. Ma questa è una camera mortuaria. Bella, bella. Sì, sì. Bella, bella. Bella, sì. E qui c'è la fossa. Comune. Igienica. Arriva, arriva. Signori, vi auguro un lungo, lunghissimo riposo. Amen. Ci mancava solo che ci augurasse la buona morte. Simpatico, gentile, signorile. Ma che simpatico. Bella figura, slanciato. È brutto. Ma... Ah! Ero io. Andiamo a una parte sciocca avanti. Sì, eccomi. Ecco. Intanto mi preparo per la notte. Sì. E mentre vado nella fossa, sì, tu mi disfi i bagagli. Nella fossa? Perché morite? Igienica. Ah già, la fossa igienica. Mi raccomando. Io intanto disfaccio le valigie. Avanti. Chi è? Un momento. Perché devo vedere i fantasmi? Io non ci credo, non è possibile, non ci credo. Si è affacciato. Sto venendo, mamma mia. No, no, no. Ti ho preso, carogna. Sono morto, sono morto, sono morto. Anima dannata, vai via, vai via, vai via, vai via. Lo scheletro! Quale scheletro? Sono io lo scheletro! Lo scheschè, lo scheschè, lo scheschè, lo scheletro! Lo scheletro l'ho visto io! Dove l'hai visto? È uscito di là! Dall'armadio! Dall'armadio! Andiamo a vedere nell'armadio! Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere! No, no, non vengo, non vengo, non vengo, non vengo, ho paura! Così l'anima, il cuore! No, 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 è lì dentro, è lì dentro! Sì, sì, è lì dentro! Lì dentro, eh! Attento, capo! Attento, guarda! E allora che ti pare? Capo, deve essere dall'altro lato. Dall'altro. Lasciami stare. Dietro l'anta. Apro. Sì. Sì. Non c'è. L'ho visto io. Era qui. Sei veramente seduto. Da quanto tempo non ti fai un bagno?
da dopo la comunione per motivi di scabbia, perché... Bene, perché... è ora di ripetere l'esperienza. Sì, ecco, vatti l'acqua. A dare una bella rinfrescata. E mi devo lavare. Sì, perché... hai bisogno, c'è... fai schifo, vai. C'è qualcosa che vai, non funziona. Fai schifo, vai, io sono vai, convinto vai. Che... Vai, vado, vai. Vado, capo. Ho paura anche vai. Nel bagno. Non sono abituato a... Lavarsela bella cosa che ti rinfresca. Com'è bello lavarsi, com'è bello pulirsi. Lo scecco. Io, è impossibile. Pure il somaro, ma... Buonanotte. Capo. Hai fatto il bagno? E anche il dopo bagno. E capo, io dove dormo? Qui? Accanto a me? Non è possibile. E perché? Perché il posto è occupato. C'è un signore molto magro, magrissimo. Più magro di me? Molto, molto di più. Ah. Sì. Allora è uno scheletro? Sì. E perché ride? E andiamo a vedere. Attento. Dov'è? Eppure c'era, era lì. E adesso non c'è più.
Adesso vogliamo dormire? Eh sì, fammi dire qua al tuo posto, eh? Capo, mi farebbe una piccola cortesia. Dimmi quale? Una piccolissima quale? Cortesia. Dimmi quale, su, piccola, dimmi quale, dimmi quale, quale, quale. Ecco, lei potrebbe dormire da quel lato lì. Qui? E io da questo lato qui. Basta che dormiamo subito, sì. Dormi però. Grazie, capo. Grazie, mi raccomando. Grazie. Fai la nanna, caro, sì. Buonanotte. Scusi. Capo, da quella sì, parte. Certo, da quella parte. Ah, pure qui. Capo, da quella parte. Certo. Capo, mi dispiace. Capo, da quell'altra parte. Capo, capo. Capo. Basta! Senti. Tu avrai le tue suggestioni, sì. Ma a me sta venendo l'esaurimento nervoso. Trovati un altro posto, sennò divento pazzo! Chissà perché, ma non riesco a chiudere occhio. Chissà. Ricominciamo. A che numero ero rimasto? 8.752.083 pecore. Buonasera. Buonasera. Finalmente, soli. Chi sei? Sono l'amore. Oh! E dal primo momento che ti ho visto in questo castello, sì, mi sei piaciuto. Sei stato un colpo di fulmine. Modestamente, io sono fulminoso. E poi ho lo sguardo assassino. E io ho il bacio che uccide. Oh! E per questo sono venuta a offrirti le mie labbra. Sì, però, veda. Tu sei il primo uomo che mi piace. Sanguigno. Oh, lasciati baciare. E va bene. Accetto. Mi scusi, sa, ma io sono diffidente, vero? Prima di lasciarmi baciare, vorrei sapere il nome della mia seduttrice. Sono Lady Canina, ah, la moglie di Dracula. Dracula? Mi ho sentito parlare di costui, ma non ricordo in quale occasione, vero? Dracula. Dracula, il re delle tenebre. Delle tenebre. Il padrone degli inferi. Inferi. Ma su, non perdiamoci in chiacchiere. Sì. Dammi il tuo collo. No, il collo ma no. Sì, non è dammi possibile. Il tuo il bel collo. Collo no, no il collo no. Sì. No, soffro il oh, solletico. Collo. E poi non è inamidato. No, no, il collo no. Voglio. No, scherziamo non con le cose più. Serie. Sono secoli che aspetto. Secoli, secoli, secoli. Signora Cagnetta, mi consente una domanda indiscreta? Prego. Quanti secoli ha? Stupido. Non ti hanno insegnato che non si chiede l'età alle signore? Beh, veramente, sono nato orfano. Però, e poi... tu mi piaci, io te lo voglio dire. Oh, sì.
Appartengo alla stirpe dei vampiri di Guascogna. Sono stata esorcizzata e bruciata sul rogo per aver dissanguato un'intera popolazione. Robetta da poco. Ed ora, finalmente, dopo tanti secoli, è arrivato il tuo momento. Grazie. Ti voglio, amore mio, sì. Ti voglio, è arrivato il tuo momento. No, no, bambina. Sì. No, no. Sì, sì. No. Sei mio. Sei mio, finalmente. No! I denti del lupo! No! No! Non mi colpirai! No! Mi lasci succhiare! No! Oh, sì. No, no! Sono anemico! Il mio sangue non serve! Sì, lo voglio, serve. Il tuo sangue! È un sangue schifoso! Mi lasci andare! No! No! Caldo, no! Il tuo sangue! Ma se ne vada in Guascogna! Ma si vergogni! Mi lasci! Ferma col letto! No! Sì. Vieni qui, piccolo mio, vieni, ti do le caramelle. Me ne vado, vieni, mi lasci. Ah! Quello non è il collo, è il sederino, no! No, il sederino, no, il sederino. Me lo lasci? No, non mi lascio morsicare. Vieni qui! No, no, sono stanco. Mi lasci le gambe, perdere. Sì! Ah! Ah! No, no, no. Fermo. A me gli occhi. Sei mio! Oh no! Chi è che soffre d'insonnia? Capo! Capo! Aiuto! Aiuto! Mamma mia! No, per cortesia, signora vampiressa. Ma perché ce l'ha con me? Ma perché? Che cosa le ho fatto? No, mi lasci! Ah, 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 ah. No, 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 non lo può fare! Non lo può fare, non lo può fare, non lo va a... Capo, capo, capo! Dov'è? Dov'è? Chi? La vampiressa quella. Lo sai che ti dico? Se non me lo dite come faccio a saperlo? Adesso te lo dico e così lo sai. Mi hai rotto i timpani. Timpani. Diciamo. Ero qui nel letto, sì. Dormivo tranquillo. Sì. Mi sono dovuto trasferire nel cesso. I fantasmi. Avevo tanto faticato per trovare una posizione a concia al sonno. L'ho trovata. Lo so. Ma non è bastato. Lo so, sono stato disturbato. Sono venuto di là per sentire una serie di sciamenze che mi racconti. Lo so, capo, ma quando è venuta la moglie di Dracula, quella che succhia i colli, io allora ho dovuto chiamarla perché ho il collo delicato. Mi sono deciso, purtroppo, contro la mia volontà, a licenziarti. No, non può. Mi hai stufato. Forse potrei anche ricredermi, sì. Ritornare sulle mie decisioni. Però se mi prometti che farai il buono, posso anche ripensarci. Io lo voglio fare il buono. Forse i tuoi disturbi sono dovuti a una mancanza di alimentazione. Hai mangiato? Beh, io veramente a digiuno non mangio mai perché non mi piace. Appunto, mi sento sazio. Allora andiamo a farci un bello spuntino. Sì, eh. Mi preparo, eh. Ti fai bello, mi vesto, io ti aspetto. Mi do una pettinata. Devi Ma sapere io l'ho che vista, un mio capo, amico io... molto suggestionabile. Ma quella un giorno vera. In Africa si trova di fronte a un ferocissimo leone. Ma sono dove stai camminando? Via. Dove cammini? Da allora il mio amico e il leone vissero contenti e felici. Quanto sei brutto! Sarai bello tu! Scusi, come ha detto? Che fai schifo! Ah, capo! 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 Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Capo, signore del quadro, mi ha offeso. Mi sembra giusto. Qual è giusto? Giusto? Lo vedi la suggestione?
Questo è un osso, con due buchi, ma è un osso. Ha due buchi. Andiamo. Ah, il famoso osso buco. Ecco. Esattamente. Ma questo c'ha due occhi. Con due buchi. C'ha due sì. buchi. Oh. Ah, un devi doppio osso buco. Il mio amico, e scusi l'ignoranza. Un giorno poi, Sidero è un mio amico. Sono cacato addosso. Mamma, i nostri ospiti. È la mammina. La mammina. Avanti, presentiamoci. Signora, suo figlio, complimenti. Bel ragazzo. No? No. O segui la signora. Bacia la mano, bacia la mano, bacia la mano, bacia la mano. Signora, permette. Com'è? Scialba. I signori non hanno sonno? No. Sentivamo il bisogno di uno spuntino, sì. Là è tutto preparato. Se i signori si vogliono accomodare, c'è una bella varietà di cibi. Ah, ecco. Andiamo al varietà? Con molta dignità. Oh, vanno a fare uno spuntino. Noi andiamo invece a riposare. Vogliamo mangiare? E adesso mangeremo, siediti. Prego, dopo di lei. No, no, no. No, dopo di te. Non mi permetterei no, dopo mai. Dopo di lei. Siediti! Va bene, con le buone maniere si ottiene tutto. No. Che c'è? Non si mangia più? No, non ci siamo. Manca una cosa fondamentale. Che manca? Qui c'è tutto. Il nettare. Il nettare. Il vino. Il vino. Ah, il cognome del vino, il nettare. Sei troppo ignorante. È un dono di natura. Quasi quasi ti licenzio. No. Beh, passo ad aver visto alcune bottiglie. Vado a cercare una bottiglia di vino generoso. Oh. Intanto prepara. Sì. Inferno annata 1946, una delle migliori. Come mai non è preparato? Come mai? Ti senti male? Dove? Mal di gola? Al petto? Al petto? Dove hai male? Mal di testa? Per carità. Hai visto che bella testa? Ah, l'ho vista e non è una bella testa. Che bella testa di porco. E che ne sapevo se era porco o una persona per bene. Me fa schifo. Io quasi quasi me la mangio allora tutta. Allora lei è un cannibale. Vuole pure due orecchie per contorno. Ma senti che profumino. Mamma mia, guarda, non la guardo. Non la guardo, non la guardo. Non la guardo. Ho l'impressione però che il maiale mi rimanga pesante. Mi passi un po' di pollo? Popollo. Sì, un po' di popollo. Ecco. Presto, presto. Grazie. Anch'io mangio il pollo. Lo mangi anche tu? Sì. Ti piace la coscia? Grazie.
Com'è? Buono, no? Però non ti gozzare. Bevi un po' di vino. Com'è il vino? Buono, no? Sì. Insomma. Sono nervoso e non sento niente. Come mai? Io lo trovo squisito. E tu? Io lo trovo squisito. Anch'io. Anche tu. Bruspante. Me lo sono mangiato tutto senza accorgermene. Avevi fame? Ma... Chi è? Una canzone. Ma quale canzone? Il lupo mannaro, il lupo adagio. E questo sarebbe un lupo. Un gatto lupo. Ma io non ti licenzio. Capisco. Hai bevuto troppo vino. Sarà travestito. Ti ha fatto male. Sì, io che adesso. Vedi caro, io ti voglio insegnare a non avere paura. Difficile. La suggestione è una pericolosa malattia. Ma allora io sono ammalato. C'è chi la subisce e chi, per esempio, come me, ne è immune. Ora, per esempio, qual è l'armatura che ti ha insultato? Ah, è questo signore. Lo ricordo bene. Ora ti darò una piccola dimostrazione pratica, dal momento che io non sono soggetto come te. Perché? Perché tu sei soggetto. Io sono soggetto. Tu sei soggetto. Io sono siciliano. No, tu sei soggetto. Mentre io invece posso insultarlo perché non sono soggetto. Attento, attento. Posso anche vilipenderlo a piacere. È guarda. È armato. C'ha la spada. Ma non sono soggetto. C'ha la spada. Guarda. Deficiente. Faccia di boia. Boiaccio. Faccia ancora, di mulo. Ancora. Porcone. Ancora. Stupido. Ancora. Va bene così. Ancora. Vostro. Ancora. Schifoso. Cretini in eccedenza. Cretini capo, in abbondanza. Capo. Scusi, secondo me... Lui sì. Non sente perché sotto l'armatura. Sì. Sotto! Sotto non c'è niente, adesso guarda. Chi è? Sono io. Entri e chiuda. Bene. Ma cosa mi fai dire? Io. Dentro non c'è niente, solo un'armatura vuota. Guarda. Metti dentro la mano. Metti la mano. Lì dentro. Metti la mano. E se mi mordi? Ma non ti morde, guarda. Non c'è niente. Ora possiamo andare a letto tranquilli. Sì, però io l'ho visto. Lo potrei giurare. Ci vorrebbe un asciugamano. Ecco, signore. Grazie. Capo! L'Orlando furioso mi ha sputato in faccia. Smettila con questi idiozini. Mamma mia! Lulu! Che c'è? Lulu!
Quale Lulù? Lulù. No, Lulù. Lululato del lupo mannaro. Ma quale Lululato? Vabbè, quello era un belato di pecora. Ma quale belato di pecora? È il lupo mannaro che era giù in cucina e che stava. Ma quale lupo mannaro che era in cucina? Ci sono i fafà. Ci sono i fafà. I fagioli. Ma quali fagioli e fagiani? I fafà, i fantasmi. Ma quali fantasmi? Non c'è nessun fantasma. Ci sono. Avanti, affacciati alla finestra. E che faccio? Dimmi quello che vedi e vedrai che non c'è nessun fantasma. Io vai. Dico che ci sono. Vai, non devi aver paura di essere coraggioso. Vai, sono tutte suggestioni. Ci sono. Vai. Io vado. Vai. Io vado. Vai. Io vado. Vai. Mi faccio coraggio. Vai. E vado. Cazzi loro, ma qui menano! Cazzi, ti ho preso, carogna! No! Il naso no! Ragione lei, qui non c'è un fantasma, ma è un congresso di fantasmi! Capo, dove vi siete cacciato? Io non voglio restare qui da solo, dopo quello che ho visto. No, no! Signorina, io non posso difendermi! Peggio per te, allora! No! Signorina, io sono un gentiluomo e non posso picchiare le donne! No! Tu vorresti farmi credere che tu e quei vigliacchi dei tuoi complici avete anche un codice cavalleresco! Guardi, signorina, lei deve sapere che io e il mio compagno, anche se soffre di suggestioni, non siamo dei vigliacchi, in quanto a me, nella mia professione di investigatore, in inglese detective. Un detective? Yes. Oh, finalmente qualcuno che può aiutare una povera ragazza indifesa. Indifesa, dice? Un detective vero, proprio come nei films. Alto, forte e senza paura. Modestamente, tutto quello che lei ha così precisamente descritto ha anche un nome. Mangia la foglia. Ma più confidenzialmente, Tony. E io, con chi ho l'onore di parlare? Sono Gwendalina Baccarozza de Porcaris. La contessina? No, semplicemente la maestra. Capo! Qui si scherza col fuoco. Avrei voluto chiamare i pompieri. Io ho deciso di condurre qualche indagine per mio conto. Ma qualcuno mi ha catturata e mi ha segregata qui. E purtroppo non ho mai potuto vederli in faccia. Gwendalina, posso chiamarla così? Sì. Si metta nelle mie mani e non abbia più paura. Si metta nelle mani di Mangia la Foglia, che poi sarei io. Con il mio sicuro fiuto, lo stesso che mi ha permesso di giungere fino a lei, io ritroverò la strada per risalire. Per risalire lassù, dove il mio collaboratore tiene saldamente in pugno la situazione.
capo, bruciavano tutti, e lei, legata, rideva. Posso? Grazie. Come mi finirà? Abbia fiducia. Oh, dunque, orizzontamento. Il nord, il nord, il nord, il nord è di là e noi andiamo di qua. Capo! Ma dove si sarà cacciato? Capo, non voglio restare solo. Capo! Ma dove? Ma io non ci capisco. Ma... Finalmente ti ho trovato! Cane di un infedele! Oh, ma qui c'è un equivoco! Io sono il gatto di Bruccoli! No! Tu sei un cane infedele! E sei davanti al conte Can Grande de Porcaris! Senta, signor porco! Lei è il famoso fantasma che tutte le notti a mezzanotte è puntuale! Sì! E che vuole da me? Voglio la tua testa! No. La tua testa voglio! No, no, ho testa, bisogno no. della tua testa! Ma quale testa? La tua guevito! No, quale vita! Vieni qui! No! Con la testa! Ah. Oh! 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 Oh. Vieni. Dunque, 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 il nord è di là e noi andiamo di qua. Oh, mi scusi. Dove sei, marrano? Vieni fuori! Golem, fai schifo! Ed ora verso sud. Tony, è la quarta volta che passiamo per questo posto. Sì, sì. Ma è un modo come un altro per far perdere le tracce ai nostri inseguitori. Il percorso è tutto qua, nella mia testa. Ma siamo sempre nello stesso posto. Abbi fede, poiché la provvidenza arriverà dal cielo. In trappola, cane! In trappola! Ora, ora, arrivai! Dove sei? Qui! È scappato! Meglio così! Ed allora mi sono impegnato, anche a tuo nome, ad aiutare Gwendalina a scoprire il mistero di questa villa. Ha fatto bene, capo! Ecco. Via, via, presto! Mica avrà paura. Io la paura non la conosco, che sento freddo. Andiamo. Come è andata? Sono spariti. Sono scappati per la paura. Ad ogni modo, anche la ragazza è sistemata. Crede di essere prigioniera degli spettri. La nostra povera Gwendalina. E adesso il tocco finale. Noi abbiamo tenuto tutti quanti lontani dalla villa con la scusa degli spettri. Questa proprietà adesso vale 1 miliardo. E quella vecchia vorrebbe lasciare tutto a Gwendalina e a quei 4 mocciosi di orfanelli. Gwendalina con quelle stupide idee sociali vuole regalare tutto a quei pezzenti. No, i bambini sono così fastidiosi. Sono molto meglio i cani da salotto o i pesci in un acquario. Sono più decorativi. Noi abbatteremo tutti gli alberi e al loro posto innalzeremo una ventina di palazzoni di cemento. Miliardi, miliardi, ragazzi. Nessuno sospetta di noi. Quindi domani sera noi organizzeremo la soluzione finale. Gli combineremo l'ultimo guaio, in modo che loro potranno stendere nel verbale che questa proprietà è piena di spettri e quindi pericolosa per i bambini. E la villa finalmente sarà nostra. Appunto, è quello che volevamo. Alla nostra salute e a quella degli spettri. Hai capito? Questi figli... Della suggestione. Diciamo così, va? E adesso che possiamo fare? La mia mente diabolica sta partorendo. Ah, sì. Ecco, ha partorito... Un maschio. Un'idea. Il ministro mi ha assicurato la sua assistenza.
strano che Gole non sia qui a ricevermi. Non ci si può più fidare di nessuno. Ma forse starà terrorizzando qui. Penso che lui si diverta. Incosciente. Avete sempre voglia di discutere voi due. Abominevole. Ma cosa è successo? Signori, buonasera. Sono il conte Dracula. Scusate il mio ritardo, ma come lor signori sapranno, io prima di mezzanotte non posso uscire dalla tomba. Per punire la vostra ironia sull'esistenza dei vampiri, fantasmi, eccetera, 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 dovrò seviziarvi. Prima di seviziarvi vorrei fare un brindisi con alcuni miei amici, anime dannate. Ma veramente, il signor? Conte, prego. Ecco, sì, signor Conte, noi veramente aspettavamo... Aspettavate che? Aspettavamo... dell'altra gente. Aspettavate! Siete veramente fortunati perché questi miei amici giusto appunto stanno arrivando. Eccoli, sono arrivati. Quanto è brutto. Signori, questo è il mio servo, il mostro di Frankenstein. La violenza, la dolce crudelia, ovvero sia il sadismo. Ed ora diamo inizio al brindisi. Ma che bel collo, signore. Che belle vene. Ma cosa fa? Si è tagliato. Ah, beh, sì, facendomi la barba. Si è attento. Un po' dolce, però. Sono diabetico. Da dessert. Stoppa! Stappala tu, che come stappi te, non stappa nessuno. I fantasmi! Ma che cretino! Che cavolo dici, i fantasmi siamo noi! Eh già, me ne ero dimenticato! I signori mi scuseranno, vero? Mi perdonino! Hai capito? Stavamo cadendo nella nostra stessa trappola! È stato uno scherzo! È stato uno scherzo, eh! Sì. Adesso vi faccio vedere io! Fanno vedere loro. Signore! Conte, prego! Champagne, prego. Sì. Ah, bravo, signor Conte. Sciocchezze. Scusate. Che facciamo quattro piastre. Non mi prendere per i capelli. Tu lasciami in bordo. No, no, grazie. La tenga e cassata alla siciliana. Che c'è? Hey!
gradire. Una piccola. I canini. Marrano. Mi sono mangiato i canini. Porco cane. Spaventarci. Conte, lei non ci crederà, ma io non mi sento affatto bene. Qualche anno di prigione gli farà mettere la testa a posto. Sono perfettamente d'accordo con lei, caro commissario Sale. Comunque vi ringrazio per la vostra collaborazione e per averci fatto risolvere questo caso. Beh, un piccolo caso. Un casino. Arrivederci. Simpatico il commissario Sale. È affabile. Non volete proprio ripensarci? Proprio adesso che la villa è definitivamente nostra e che i ragazzi arriveranno presto. In fondo, un posto da bidelli non è poi una così gran brutta cosa. Qui potrete stare bene, avrete una casa vostra. E quello che conta di più, avrete una famiglia. Che fai? Piango, sono commosso. E le lacrime? Piango a secco. Piange a secco, è commosso. Bene, noi la ringraziamo, ma purtroppo abbiamo molti, troppi impegni a lunga non scadenza. Non riesco a capire perché non potete restare qui. Excusez-moi, parli, capo, permette una parolina. Ah, scusi, una parolina, una. Prego, un attimo. Alla ma che dici, ne sento niente. Capo, qui abbiamo un tetto, un letto, due pasti al giorno. Possiamo interessarci del giardinaggio. Possiamo ricostruirci una famiglia. Accettate. Vi prego, restate, mi farete felice. Tu dici? Accettate. È che sono un po' perplesso. Ah, questa perplessità. Oh. Ho dei dubbi. Accettiamo di rimanere qui. Accettiamo. Grazie. C'è anche lui. Grazie, grazie. Prego. Preparatevi, che fra poco si mangia. Ecco ragazzi, sono arrivati il conte e la contessina. Ehi! Sei felice, caro? Abbastanza, grazie. Guarda, è un paradiso. E con tutti questi bambini che ci vogliono bene. Te lo immagini quando nostro figlio sarà cresciuto? Come sarà bello vederlo giocare insieme a loro. Non vedo l'ora che diventi grande, non riesco proprio a immaginare come sarà. Assomiglierà al padre. Bello, alto e forte. Sarà
Ran, 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 ran. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Andate, tornate pure a giocare, andate. Andate a giocare, su. Su, su bambini, divertitevi. Aria pura. Conte, capo direttore, agli ordini. Contessina. Oh, piange, piange. No, no, vagisce, vagisce. E cicchi, 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 cicchi. E cicchi, 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 cicchi. Bello, bello, tale quale suo padre, bello. Dici bello, eh? Sì. Sono perplesso. Più cresce e meno mi piace. Ma le volte ho la sensazione, come adesso per esempio, che assomiglia un po' troppo a te, Io non so. È la suggestione, capo, la suggestione. Suggestione? Eh sì. Fa l'occhiolino, l'occhiolino. Tale quale suo padre. Ma